Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo sempre di Open Arms, ok a procedere, un autogol. Questa è l'opinione di Vittorio Feltri. Quindi stiamo parlando dell'autorizzazione a procedere data dal Senato con 149 sì contro Matteo Salvini sul caso Open Arms. Feltri dice: sono convinto che sia un autogol, perché è chiaro che Salvini ha dalla sua la gran parte degli italiani che non ne possono più di queste immigrazioni selvagge. Tra l'altro, andare a processo senza avere in mano degli argomenti accusatori convincenti rischia di produrre una bella assoluzione per Salvini, per il quale sarebbe la salvezza totale, anche politica. Lo dice il direttore di Libero Vittorio Feltri, che aggiunge: a Salvini conviene il processo, mentre a chi non conviene è a Renzi, che prima lo ha difeso e adesso vota contro. Ha cambiato opinione nel giro di 2 mesi. Non mi sembra una cosa molto onorevole. Beh, sappiamo il perché Renzi ha cambiato idea. Prima voleva far cadere Conte e quindi si era messo di mezzo salvando l'altro Matteo. Adesso che vuole sostenere Conte, perché con un partito al 2,2% se cade Conte lui è a spasso, e quindi adesso sostiene Conte e va contro Salvini per fare squadra. Capite che è un atteggiamento assolutamente opportunistico che hanno capito tutti gli italiani. Quindi con il 2,2% nell'ultimo sondaggio non va da nessuna parte, probabilmente alle prossime elezioni politiche sparirà dal contesto politico. E salutiamo Renzi, bye bye, auf Wiedersehen, goodbye. Farà la fine di tanti politici che sono scomparsi. E la sua scomparsa la deve solo a se stesso, al modo di fare che ha, che hanno capito tutti. Intanto anche Harry De Luca dice: Salvini pensava di essere intoccabile. Credo che ora Salvini potrà raccontare com'è andata, così lo sapremo anche noi. Ha agito convinto di essere un intoccabile, sapendo di commettere gli abusi, ma convinto di essere intoccabile. Dunque, ora potrà spiegare la sua posizione in un dibattimento pubblico. Ma Salvini ha già spiegato la sua posizione. 21 pagine consegnate a febbraio alla Giunta per le immunità del Senato. Quindi la sua posizione è chiara, scritta nero su bianco, e da quella posizione si evince che non esiste nessun sequestro di persone. Come? Non esiste nessun sequestro di persona, questa è la realtà, ma i suoi detrattori rabbiosi vedono quello che non c'è, vedono le cose che non esistono e si convincono di vederle realmente, no? E così lo scrittore Harry De Luca commenta così l'autorizzazione del Senato e dice: fa sempre bene il Senato a concedere le autorizzazioni richieste dai magistrati. Per me tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, quindi i politici hanno un privilegio che non condivido, dice. Mentre sempre su questa faccenda, Drago, che è del Movimento 5 Stelle, ha detto: io mi sono astenuta sul processo a Salvini perché il governo fu corresponsabile, che è la stessa cosa che dicono tanti uomini di area centro, uomini e donne di area di centro e sinistra. E lei dice: sul processo a Salvini mi sono astenuta. Ci fu una corresponsabilità del governo Conte 1 in quella vicenda. A parlare, interpellata telefonicamente da ADN Cronos, e la senatrice 5 Stelle Tiziano Drago. Suo è infatti l'unico voto di astensione per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, sulla quale l'aula di Palazzo Madama si è espressa favorevolmente. Secondo la parlamentare siciliana, il caso ricalca la vicenda Diciotti. In quell'occasione 5 Stelle, alleato della Lega, respinse la richiesta di mandare a processo Salvini. Guarda caso, con il cambiamento della situazione politica cambia la linea. Il dubbio sorge, dice la parlamentare. Questa astensione è il preludio di un suo possibile passaggio alla Lega, chiede il giornalista, e dice: l'astensione è anche l'espressione di un dubbio, altrimenti uno voterebbe a favore o contro. Io sono nel Movimento 5 Stelle, sono una senatrice e ho il diritto di esprimermi e mi sono espressa, taglia corto. Inoltre, aggiunge, voglio fare un parallelismo con la grave situazione che si sta verificando in Sicilia e a Porto Empedocle. La questione migranti viene minimizzata. Secondo voi è più nell'approccio a questo tema?
si sottovaluta il rischio di emergenza sanitaria. Ovviamente un governo che ha come priorità lo ius soli, lo ius culturae e cancellare i decreti di Salvini, con questa immigrazione non dice nulla, sta zitta, perché se dovesse dire questa immigrazione selvaggia non va bene, questi che scappano, allora non sarebbe governo di sinistra. Quindi stanno zitti e fanno finta di niente, facendo un danno evidentemente non al centrodestra, ma al popolo italiano nel suo complesso. E poi arriva un altro sacerdote, Don Biancalani. Dice: sono colpito dal voto del Senato, spero segni un cambio di passo. Quindi per lui è una giornata importante per l'umanità, scartata e abbandonata. Così Biancalani, Massimo, Don, prete dei migranti, dice di essere rimasto colpito dal voto del Senato che ha dato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Dice: per la vicenda temevo compromessi dell'ultima ora e invece non è andato così. Da sacerdote vivo nella speranza e spero che questa giornata segni un cambio di passo. Un cambio di passo, ma peggio di così. C'è sbarchi di centinaia e centinaia di persone al giorno che poi scappano in tutte le direzioni. Un cambio di passo, ma qual è il cambio di passo? Volete fare un ponte al posto che il ponte sullo stretto Messina-Reggio Calabria? Volete fare un ponte che da Lampedusa, Palermo, Lampedusa, Lampedusa-Tripoli? Vogliamo fare un bel ponte a 10 corsie, così anche pedonali si può camminare via. Ma qual è il cambiamento di passo? Peggio di così, cosa vuoi? L'unico cambiamento di passo è in meglio, non in peggio. Però lui è il don dei clandestini. Che cosa volete dire al don dei clandestini? Lui, la sua vita è quella, lui è uomo di chiesa, è un religioso. E così è giusto, dice ancora il sacerdote, che Salvini orchestratore, prenda le sue responsabilità rispetto a errori clamorosi che contraddicono la Costituzione. In realtà lui non ha contraddetto la Costituzione, lui ha fatto quello che la Costituzione dice, quello che dicono le leggi italiane. Chi non ha i documenti non entra in Italia. Questo è, caro il mio sacerdote, la realtà, che è l'opposto di quella che tu e altri vogliono vedere. E poi dice: non posso immaginare che il popolo italiano accetti che le persone vengano lasciate in mezzo al mare. Ma nessuno lascia le persone in mezzo al mare. La Open Arms doveva andare in 19 giorni, ci andava 8 volte in Spagna, ma non ci voleva andare in Spagna perché lì gli confiscavano la nave, gli davano una multa da 1 milione e li mettevano in carcere quelli della nave. Quindi è rimasta a galleggiare lì 19 giorni. Quindi nessuno vuole lasciare la gente in mezzo al mare. È che la gente vuole stare in mezzo al mare per non andare in Spagna, dove gliel'avrebbero fatta pagare, cara. Il governo Sanchez, diciamo le cose come stanno, caro il mio sacerdote. E poi dice che si stanno ancora pagando le conseguenze di situazioni ingestibili per le stesse prefetture. Che vuol dire? Non si sa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.